Al solito quando affittate un motorino la cosa migliore e più consigliabile da fare è di fare delle fotografie o dei video del motorino per accertarsi prima di prenderlo che sia tutto quanto in ordine. Motorino Honda 125, il migliore qui in Thailandia. Cosa allucinante è che ti danno queste padelle, perché è una padella di plastica. E questo qui è il helmet, nel metto il casco, che se caschi con questo ti fai più male che se non ce l'avessi. Però se è questo, l'assicurazione paga anche le spese mediche, eccetera, eccetera. Se non hai il padellino, non ti paga niente. Quindi, quando andate ad affittare il motorino, mettetevi il padellino. Anche se sembrate dei perfetti idioti, col padellino. La stazione di rifornimento fra Pattaya e Jomtien. Tutte queste bottiglie sembrano dei superalcolici, ma in realtà sono tutte bottiglie contenenti la benzina. Stiamo per arrivare al Tempio della Verità. Allora, dato che il tempio è in ristrutturazione o lo stanno ultimando, per entrare devi indossare questo sicurissimo elmetto come nei cantieri. Because safety first, come dicono qua. Pronti? Questo è il Tempio della Verità. Gli artigiani qui stanno intagliando il legno, che dall'odore credo che sia legno di teak, e fanno tutte queste sculture molto particolari. Qui si vedono le figure disegnate sul legno che poi saranno intagliate dagli abili artigiani che stanno lavorando alla costruzione di questo tempio non ancora finito. Ogni singolo centimetro quadrato del tempio è perfettamente modellato dagli artigiani. Quasi tutti gli operai che lavorano come scalpellini qui al Tempio della Verità sono quasi tutti provenienti dalla Birmania, probabilmente perché la manodopera da lì costa meno. In legno, comunque col tempo, con l'acqua, soprattutto con questo clima caldo e umido, si usurano parecchio e quindi molto spesso devono essere sostituite, rinnovate. Quindi gli scalpellini lavorano in continuazione.
è l'ora del tramonto qui al Santuario della Verità a Pattaya. Torno dal Santuario della Verità, adesso prendo il motorino e torno verso Pattaya, sperando di non essere arruotato da qualche guidatore di surf.